amici di Let Me Play, bentornati sul nostro canale, sono Spadolone85. Come avrete potuto notare sono già con le cuffie e le orecchie, perché non vedo l'ora di iniziare questo nuovo episodio su Dead Space, un gioco che ci sta piacendo tantissimo, che sta piacendo pure a voi che state guardando la serie. Siamo veramente contenti che ci state supportando con questa serie. Vi ricordo che per supportarci potete cliccare pure dove c'è quel pollicione messo così per lasciarci un bel mi piace, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, commentate se vi sta piacendo il gioco ma anche se non vi sta piacendo, e io vi ricordo pure che abbiamo una pagina Instagram molto attiva, un sito internet, siamo su Twitch, siamo su TikTok, quindi seguiteci dappertutto e noi proseguiamo con l'episodio numero 8 di Dead Space. Episodio di Dead Space che riparte da dove ci eravamo lasciati, ovviamente con l'ultimo episodio. Abbiamo messo il raggio sull'asteroide, lo abbiamo fatto saltare in aria e quindi adesso chissà quali nuovi orrori ci riserverà la stazione spaziale Ishimura, che ogni volta che andiamo avanti è sempre peggio. Nel frattempo vi ricordo che abbiamo incontrato nostra moglie Nicole, che avevo scambiato per Daniels nell'episodio precedente, ma alla fine abbiamo incontrato Nicole, era lì viva ma dall'altra parte del, insomma, in un punto dove noi non potevamo raggiungerla, e quindi ci abbiamo parlato ma non siamo riusciti a fare molto. E vi ricordo che uno degli obiettivi appunto di Isaac in Dead Space è quello di trovare sua moglie, che era già sulla Ishimura. Quindi ci dirigiamo verso il ponte. Vuoi davvero raggiungere il ponte? Che fai, me lo chiedi? Certo che vogliamo raggiungere il ponte, siamo qui per questo. Nel frattempo vi ricordo pure che abbiamo il canale dedicato alle live streaming, quindi... Oh, porca miseria, mi sono spaventato. Quando cominceremo a fare le live streaming saranno pubblicate tutte sul canale Let Me Play Live. E nel frattempo il nostro bel mezzo ha deciso di bloccarsi, così, senza neanche avvisare. Siamo fermi proprio in mezzo. Aiuto. Ok. È ripartito. Con un po' di ansia, ma ce l'abbiamo fatta. Ecco, ci stiamo dirigendo dove dobbiamo arrivare. Fortunatamente, perché i presupposti non sono dei migliori, ecco, per l'inizio di questo episodio 8. Si prevede già fuoco e fiamme. Ricevuto l'SOS. Già qui? Che cosa ci fa una nave militare? È di pattuglia? Non importa, mi farei salvare anche da una gazza. Raggiungi le comunicazioni. Riparato il sistema, avremo tutte le risposte. Oh, una novità. Ci ha raggiunto una nave militare che ha ricevuto il nostro SOS, quindi dicevamo una svolta finalmente positiva in questo incubo senza fine. Aiuto. Aiuto. Questo assomiglia a una di quelle stanze che erano all'inizio. Esploriamo un po'. Oh. Ma cazzo. Esplodi. Facciamo così. Vediamogli questo, vediamo che succede. Non succede un cazzo. Aia. Prevedo un'orda di nemici molto molto rompiballs. Vediamo se riusciamo a risparmiare qualche munizione. Ecco, questo si è fatto esplodere, maledetto. Ah, bene, non ho neanche le cure. Io ho superato uno shop come se niente fosse. Non ci ho pensato. Però magari qualcuno me la droppa qualcosa, no? Ecco, infatti, come questo. Proprio il tempismo perfetto. Quando dicono che il perfect time non esiste. Quelle lì sono delle reazioni di esplosione corporale in mille pezzi. Obiettivi di un'estate. Comprare kit medici. Allora, però vedi, ho pochi soldi, perché nell'episodio precedente, se vi ricordate, ho speso tanti soldini per avere un po' di munizioni extra. Me ne sono un po' fottuto dei soldi. Non so quanto producente sia stata questa scelta, ma per il momento va bene così. Va bene lo stesso!
Cazzo, ho finito. Ci ho finito tutte le 80 munizioni che avevo. No, vabbè, non ci posso credere. Non ci posso credere. Non ci posso credere. E basta. Oh, si è sbloccato tutto. Ottimo, vediamo se. Se c'è qualcosa da raccogliere. No, però qui c'è un bel punto di salvataggio. Ricevo strani picchi di segnale quando comunichiamo. Problemi al sistema di comunicazione. Ah, non me lo fa usare perché si è attivata la comunicazione. La porta del settore comunicazioni sarà aperta. Vai alla postazione di controllo. Isaac, occhio a quel che dici. Credo che qualcuno ci ascolti. Pure. Quindi di male in peggio abbiamo pure gente che ci spia le comunicazioni. Al peggio non c'è mai fine, come si suol dire. Danger. Potevano mettere una musichetta in questi ascensori, tipo da intrattenimento. Posso fare tutto io ogni volta, giusto? Anche perché qui la situazione mi sembra un po' complicata. Io mi ci devo andare a buttare proprio dentro. E questo è il problema. Sala pausa. Qui sicuro c'è qualcosa da raccogliere. Un cazzo. Sicuro c'è qualcosa da raccogliere. Niente. Proprio stanze inutili. Ah, è ora. E ora. Ah, due ce n'è. Bene. Io devo andare. Aspetta, va. Facciamone esaltare uno. Questo. No, ho sbagliato. Madonna mia, che culo. Oddio. Qua vado a gravità zero adesso. No. Però è un posto che non mi piace. Ah, sì. Sono a gravità zero, ok. Che devo da fa? Io questi li odio, cazzo. Questi proprio sono quelli che mi fanno più antipatia. Oh, ma... Dai! Sparagli! Questo figlio di puttana. Ok. Senza interruzioni potremmo trasmettere un segnale. A corto raggio, ma dovrebbe bastare. Come? Procedi. Io controllo le cose qua. Come si fa? Aspetta un attimo che io faccio così. Questo è sano. Ok, questo è uno sano. Che forse messo qui. Vediamo, non mi ricordo. Ok. E quindi lì abbiamo già qualcosina che va. Poi andiamo a prendere quello. E io adesso non so come farlo però. Perché non si può girare questo. Lo si può prendere ma non è che lo giri. Ok. Qua ci metto... Questo com'è combinato? Vediamo com'è. Questo. Probabilmente. Che lo metto qui. Non ha fatto nulla, quindi non va bene. Gli ha poi tutto sospeso. Non lo potevano fare. Porca vacca. Ok. E quindi questo. Proviamo a metterlo qui. Così.
Dai, falla prendere. Vediamo se sta. Sì, forse sì. Bella. Ce l'abbiamo fatta. Ci ho messo un po', ma... Ok. Forse ci siamo. Prova ad aprire un canale verso la Valor. E quello che te lo rende difficile è anche il fatto che sei sospeso, no? A gravità zero, perché sennò forse sarebbe più semplice orientarsi. Attiviamo. Vediamo cosa succede. E questo? Qui USM Valor, trasmissione. Ah, quella della Valor. Alla USG Shimura in risposta al segnale di SOS. Abbiamo raccolto la capsula 47 e ci avviciniamo alla vostra posizione. Questo messaggio si ripeterà ogni 30 secondi fino alla risposta. Pensa che rottura di coglioni. Rispondetegli. La capsula? Cazzo, la capsula lanciata da Hammond. C'è ne... la creatura era a bordo. No, 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 no. USM Valor, rispondete. USM Valor. Ah, non c'è abbastanza segnale. Abbiamo l'antenna a lungo raggio? No, qualcosa blocca le paratie sul sistema di comunicazioni. Ma che... Ci sarà un'apertura manuale alla manutenzione. E chi è che andrà a sbloccarla? Ercoione. Secondo voi chi è che deve andare a sbloccare le paratie? Se non mi... Oh. Oh, mollalo, mollalo. Ah, non c'ho stasi. Ma neanche un pacchetto di stasi, oh. Ma che sfigato che sono. Oh. Questo sembra Vecna. Oh, che cazzo è? Oh. Oh. Ma che cazzo è qua? Oh. Ma che cosa ha rilasciato questo merda? Ma pensate. Ciappa tutto. Lo so. Sono venuto apposta per sbloccarle. Non trovo la mano. Che succede all'antenna? Bloccata da... è il Leviatano. Si è impigliato nel sistema di comunicazioni dopo che l'abbiamo espulso. Vuole proprio arrendersi. Isaac, non... Guardate là cosa c'è. Ne abbiamo, se usi i cannoni SDA. Puntamento manuale come prima. Posso spararlo via dallo scafo. Ce la farò. Tu pensa alla Valor. D'accordo. Quindi io devo andare lì. Bene. Non vedevo l'ora. Proprio non vedevo l'ora. Magari anche senza ossigeno, ecco. A fare una roba del genere. Andiamo prima su quello che c'è da far esplodere la crosta. No? Sì, intanto... Così. Puntamento manuale attivato. Quello ti deve prendere per... Come fai a evitarlo quello? Come faccio a evitarlo? Minchia, che bastardo. Sarà una bella rottura di coglioni. Cannone SDA distrutto. Sarà una bella rottura di coglioni. Facciamo quello là sotto. Proviamo così.
Sdraiamoci. Sarebbe stato più comodo un po' di... un po' di... kit medici. Fondamento manuale attivato. Attenzione, cannone SDA distrutto. Ecco. Vediamo se... magari riusciamo a fare una roba pulita. Dai, dai, dai. Dai, 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 dai. Oh mio... e come faccio? Come faccio? Aspetta, 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 aspetta. Minchia, non ho i cazzo di kit medici. Come cazzo devo fare? Mi devo sparare? Dov'è? È morto? Ce l'ho fatta? Grande! Via, via, via! È morto. Morto e sepolto. Riprovo con il rilascio manuale dell'antenna. Aspetta, dov'è l'ossigeno però? Aspetta. Ok. Ce l'abbiamo fatta? Via, 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 torna dentro! Porca vacca. Vabbè dai, è stata meno dura di quello che... però sono messo male a livello di salute. Sono messo malissimo a livello di salute. Dobbiamo fare tutto studiando ogni minimo passo in maniera perfetta. Sì, andati, pure loro. Hanno fatto la fine di pacchiotta. La Valor si dirige verso di te. Tieniti forte, Nicole. Oh. Porca miseria. Ah no, ok, pensavo fosse partito... un filmato. Dove vado? Aspetta, 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 aspetta. Che di danno che ha fatto, ci ha sminchiato tutto. Denis, che c'è? Qualcosa ha colpito il ponte. Era un asteroide? Sono entrate nella cazzo, era. Di salvataggio. Han trovato la tua capsula. E quello che era cena è... oh, cazzo! La Valor è andata. Dove cazzo devo andare? Riceverà l'SOS. Saremo già morti. No, è quello che dico. Ho trovato una navetta sul ponte equipaggio intatta. Il registro dice che le manca il nucleo. Non ci porterà a casa. Un momento. Forse... se il nucleo energetico della Valor è integro, lo recupero e lo installo sulla navetta. Ce ne andiamo da qui. Dov'è la Valor? Alle comunicazioni. Stabilizzaci. Isaac, vado alla Valor con una tuta Eva. Vediamoci lì, cerchiamo il nucleo. La CEC si arrangi, io salvo il possibile. Ok. Ma dove cazzo devo andare che non ho un briciolo di salute però? Non è che magari ci sarebbe un kit medico così sparso nello spazio? Eccola, la Valor, che ha fatto una fine di merda. La Valor è devastata, posso andare al ponte? Cosa diavolo era? Cosa diavolo era? Uscita da gravità zero. Tua sorella in calore era. Uscita dal vuoto. Oh, ce l'abbiamo fatta! Perfetto, perfetto, perfetto. È un finale di episodio epico! Ed è proprio qui che voglio chiudere questo episodio, che è stato bellissimo. Abbiamo fatto anche una piccola boss fight. Insomma, stiamo andando sempre avanti. Poteva aiutarci questa nave spaziale Valor, ma alla fine purtroppo si è schiantata, è morto l'equipaggio. Insomma, alla fine la Valor non c'è venuta in soccorso. Ma per scoprire cosa succederà ancora in questo splendido gioco, dovete seguirci ancora, cliccare sul pulsante iscriviti,
iscriviti, lasciate un mi piace, seguiteci dappertutto e vi aspettiamo per l'episodio 9 da Spadrone 85. È tutto, noi ci vediamo alla prossima, ciao. We'll be right back.